mettere pure fuori. Vabbè. Forse fuori sta per Andrea, forse no. 14 dopo. E ci sta pure l'altra dopo. Ho visto pure quelle per il per l'API. Ma non tu da preparare. Però sono sette ragazzi a cui vuoi dare 50 euro. Guarda, 50 euro ragazzi. Sono sei persone, ma poi devi comprare i vestiti. No, non credo. Alessandra mette. No, questo è il ballerino. Era rimasto ferito mentre con i colleghi inseguiva un gruppo di albanesi che aveva rubato l'incasso in banda dei Cepagatti. Hanno presentato risposta alla procura e contestano l'accorpamento di due reparti. Sono i parenti dei dializzati dell'ospedale di Pescara riuniti in una costituenda associazione. Festa sorpresa in provincia all'Aquila per il maestro Vittorio Antonellini, che 40 anni fa dirigeva nel capoluogo abruzzese per il suo primo concerto. Ragazzi, c'ho un sonno secondo me. Sun Village Show sarà molto allegra l'estate di Pescara con un nuovo progetto in collaborazione con Rete 8. E questo l'ho sentito bene. Questi titoli, amici. Ti ho visto il nuovo, quello è il nuovo mio. Il marchio è registrato, quello che non c'è più. Ma chi è questo che conduce? La guagliina subito dopo. E quello è il mio marchio. Perciò? Perché era simile? Sì, era simile. Ma no, no. Cambiava la parte di scuola. Magica la festa. Avanti con la scaletta del nostro TG8, lo avete ascoltato dai titoli, un'iniziativa importante pronta per la prossima estate a Pescara in collaborazione con Rete 8 che seguirà da vicino l'evento nel servizio. Tutti i particolari. Con Marco Casale, che è l'ideatore di Sun Village Show, per spiegarci questo progetto importante per l'estate di Pescara. Sì, grazie tante, ringrazio innanzitutto Rete 8 che è stata molto sensibile e comunque ha accolto il mio progetto veramente a piene mani. L'idea sostanzialmente nasce da un sogno. Il sogno di portare qua in Abruzzo, specie nella città di Pescara, e quell'idea di relax, di star bene, che vada via, che esuli un po' dallo stress quotidiano. E io sono veramente orgoglioso di aver avuto questa idea, perché in questo substrato pescarese difficilmente c'è gente che può avere un'idea del genere. Di questo sono contento. Possiamo dire dunque un'idea unica, un'idea innovativa per l'estate di Pescara. Sì, esatto, innovativa perché? Perché noi trasformeremo gli stabilimenti balneari, comunque le spiagge e la riviera in sé in veri e propri villaggi vacanze. È un'idea veramente innovativa e che non nasce da un genio, per carità, ma nasce da chi vuole fare una cosa col cuore, da chi ci crede, ecco. Sun Village Show, lei ci ha illustrato questo importante progetto, ma si farà quando? Nello specifico si farà dove? Allora, sarà l'estate di Milano e la location sarà la nave di Cascella, pieno centro di Pescara. Pieno centro di Pescara, esatto, come ha detto giustamente lei, è stato un flash. Ho visto la nave di Cascella e me ne sono innamorato e ho pensato lì va fatto il tutto, o almeno lì ruoterà gran parte dell'evento. E io voglio ringraziare Alessandra Metta, una collaboratrice veramente di poco, è il mio alter ego, la persona con la quale sto collaborando da tanto tempo e mi sta veramente vicino. Grazie Ale. Stefano, noi abbiamo ascoltato Marco Casale, che è il direttore responsabile di questo progetto. Voi lo aiuterete in che modo? Beh, noi innanzitutto lo aiuteremo a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, un sogno valido. Noi lo aiuteremo animando il nostro villaggio, il The Sun Village Show, con l'aiuto di una grande collaboratrice, Alessandra Metta, che noi tutti vogliamo ringraziare. Appuntamento dunque da non perdere con l'estate Pescara. Marco, naturalmente con Rete. No, quello che non mi è piaciuto a me è che l'impostazione andava fatta in maniera diversa. Così che sale. Andava più. Abbiamo visto il sì. In televisione. Pescara la stavo aspettando. Però Tarantelli è. Forse lui non l'aspettava. Tarantelli chi? Ma non sai che sono io l'organizzatore del Summer Village? Mai? Non ho capito. Organizza cosa lei? Io organizzo questi eventi qua da 5 anni su Pescara. Ho utilizzato pure il marchio. Potremmo fare insieme. No, quella è roba mia.
Il personale che le ha citato è il personale che lavora con noi. No, ma in che senso? Beh. Ma quel ragazzo che ha intervistato lavora con noi. Adesso mi fa piacere, stiamo chiacchierando. No, ma sapete, è un'idea che io... Ron Devlin, lo faccio leggere da 5 anni, nasce questo qui. The Somerville Show è mio. Non ci credo. Non ci credo. Io sto a pescare da un paio d'anni che sono qua. Okay. E cose del non genere. Non parlare di Somerville Show. Beh, Paolo, assolutamente. Denunciamo. Vabbè, io l'estate... No, non parliamo di... Cioè, abbiamo qui le gare qua nostre. Non lo ma assolutamente. Vado sul sito internet, vado a TheSomervilleShow.it e si rende conto ci sono... 6.000 articoli di giornale che parlano della manifestazione, villaggio vacanze, quelle immagini sono le mie, e quindi adesso che non c'è pure Rete 8, non si preoccupa per quello, non c'è problema. Il discorso è questo. Ma che se ne frega? A me non importa. Lui forse l'ho visto sulla Roma L'Aquila a fare i lavori? Scusi se l'offendo. Oh, per me. Comunque, dico una cosa. Paolo, vero? Signor Paolo? Signor, vabbè, dai, Paolo, insomma, signore un po' troppo. Tu Paolo sei solo vittima di Camera Smile.